Mannaggia. Che giorno è? 29 novembre. Questo è perché... Direzione Livigno. Quanto arriviamo? Cisa. Allora, 4 ore? 4 ore da 4 ore, quindi da 4 ore. Allora, resteremo schiacciati tra... Che bello. Ci sta la suite senior. Porca troia. Ma no, guarda di no, là. Ma che roba è? Di qua. Wow. Benvenuti a Livigno, ragazzi. Porca due. A questo weekend. E poi stiamo senza vista. Che guarda che spettacolo. Su entrambe le vallate di Livigno. Andiamo. Non lo so di cosa dire, cazzo, che cazzo, no, portateli. Chi paga se non la cena? Grazie. Ma grazie a te che mi hai invitato. Grazie a te per tutte le cose che mi fiorai in questo weekend. Ma così che devo ripagare io. Gigi, passione spettatrice. È la quarta roba che sta tagliando. Che c'è? Dobbiamo prendere le tre di queste. Sono le 2:40, io sono già a letto, gli altri stanno ancora giù a ballare. In realtà sta cosa fa anche abbastanza ridere, perché io sono il più giovane del gruppo, ma è come se fosse il più vecchio. Però vabbè. Scialla, domani ci aspetta una lunga giornata. Buongiorno. Wow. Madonna. Porca miseria. Che ci sono i cocktail qua, raga. Ma che cazzo? Che cazzo avete fatto ieri sera? Avanti, Savoia. Seguito per questa tua giornata. Anzi, è stata la prima giornata sugli sci. Sono un po' preoccupato, però tu hai detto che mi farei da istruttore, quindi se mi faccio male è colpa tua. No. Cioè, ma tutti quanti un amico che arriva sempre ultimo e che ci mette sempre più degli altri. In questo caso nel nostro gruppo è Sasha. Cosa c'è? È sempre l'ultimo. Ma che cazzo dici? Io in realtà stasera non volevo fare schifo, volevo mangiare abbastanza bene perché non tocca mai esagerare quando si scia. Qua c'è un sacco di roba incredibile qua, sicché. Viva la vita! Ale! È sana questa colazione, lo so. Grazie! Grazie mille! Movemose! Dai, sono carico, ragazzi, diventerò un portento, porca puttana, ti svernicio. Livigno è comunque incredibile, siamo neanche a dicembre, ma è pieno inverno già. Madonna. Buondì. Buongiorno. Come va? Tutto posto? Bene, bene. Ciao. Quando vedi che prendi troppa velocità, ti butti verso la valle, quindi vai nella parte più esterna. Attento. Vai, vai, tranquillo. Bravo. Controllo peso e vado verso monte. Bravo. Zitto. Ma che palle, stavo dicendo. Finalmente si scia sul serio. Invece col cazzo. Dai, è così, Samu, ci divertiamo. Io purtroppo non c'ho la GoPro, ma ragazzi, in questo video voglio farvi vedere di quanto sia in realtà semplice creare video e contenuti, che non servono tanti mezzi, basta un telefono e tanta voglia di fare. Sarà un po' difficile perché avendo una sola mano è un po' più complicato, però wow! Wow! Ma quanto è figo! Non lo so cosa ho in testa. Ho solo dimenticato dei tuoi capelli. Oh, porca troia, un piccione morto. Cosa cazzo? Cosa, perché? Lisciato, perché siamo lì. C'è del formaggio dentro. C'è del formaggio. È solo formaggio. Tanto sei intollerante. No. Sei tu in camera con me, cazzo tuoi, eh?
finito di pranzare, ci facciamo le ultime piste e qua sta tramontando. Surreale. Wow. Madonna raga, ma che spettacolo è questo posto! Che spettacolo! Siamo arrivati dietro, era tutto bucato per i proiettili. Dai! Viva la vita! Mi ha regalato uno dei giorni più belli da non so quanto tempo. Cazzo! Sono troppo felice! Sei grande! È grande tu, cazzo! Quindi è questo il bello dell'amicizia! Regalare esperienza di te! Vai i piedi. Oddio. Questo video in realtà non ha alcuna morale o comunque significato particolare. Diciamo che non c'è senso. Un semplice video che racconta questo weekend che abbiamo fatto tra amici e Livigno. Abbiamo fatto per staccarci un po' dallo stress della città, per staccarci un po' dal lavoro e per non pensare ai veri problemi della vita. Infatti il bello della montagna, la forza della montagna anzi, è proprio questo, che riesce in qualche modo a farti tornare sereno.